andiamo alla ricerca dell'ultimo indizio che non abbiamo trovato. 1, 2, 1, 2. E anche l'ultimo indizio è stato trovato. Ah, hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Scooby-Doo Unmasked. Da parte degli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati lo scorso episodio che abbiamo salvato Daphne attraverso una campana, l'abbiamo fatto suonare, l'abbiamo salvata da una torre. Però, come avete potuto vedere dall'introduzione, sono andato alla ricerca dell'ultimo indizio e quindi possiamo... non credo, però vediamo cosa fa questa leva. Forse ci fa ottenere quell'hamburger. Quindi possiamo andare a ottenere il nostro meritato panino, che credo che, per come fosse nascosta la leva, sono quasi abbastanza sicuro che anche da bambino allora non l'abbia mai trovata. Perché effettivamente è stato un po' strano il posto, come avete potuto vedere dal video, è stato un po' strano il posto dove era nascosta. Quindi credo di non averla mai trovata. Anche perché non mi ricordo proprio mai di aver preso proprio, ehi, un hamburger intero. Che è un po' poligonale, però va bene, dai, apprezziamo lo sforzo. Quindi, siccome non abbiamo altro cibo da poter inserire, dammi le gelatine dentro il furgoncino, direi che possiamo anche andare alla battaglia finale di questo mondo. Però forse, essendo l'hamburger una roba un po' più completa, ciao Shaggy, magari è un pelo di più, no? No, è sempre... Beh, in quel panino c'era anche appunto il pane, la verdura, le salse, quindi Shaggy, la vedo un po'... un po' banale quello che hai detto. Quindi, come abbiamo detto, dobbiamo proseguire il percorso di biscotti e salire qua sopra. Voi due come avete... Grazie, gioco, che non ti sei bloccato all'improvviso. Oh, mamma mia. Vediamo quello che succederà una volta entrati qui e aver reso i conti a Chinatown. Oh no, il drago è sveglio. Something. Sono un drago. Oddio, il dragone! Fammi indovinare. Aspetta. 35 unità, Va bene, recuperiamo le 35 unità. No, Scoop, non ti bloccare all'improvviso, però. In mezzo ai topi. Anche tu, che cavolo. Grazie, Daphne, che mi hai dato la gelatina. Ok, ho bisogno di quegli altri topozzi qua. Grazie, Scoob. Mi mancano altre 5. L'ho vista lì, l'ho vista. No, Scoob, da questa parte. Bravo, Scoob. Muori, stupido topo. Ok, ora che abbiamo 35 unità, possiamo trasformarci e combattere il drago. Vieni, dragone. Io sono qui e ti attendo. No! My dragon! Cavolo, troppo in là. No, dobbiamo beccargli sempre la faccia, cavolo. Per poco non l'avevamo preso. Zentuo.
Quel drago non mi sembra vero, però. Meno male, l'abbiamo preso. Tra un po', secondo me, ci toglie il costume. Cavolo, troppo in là. Uff. Meno male che riesci. Ma vaffa fuori, stupido topo. You regret this. Niente scatole di biscotti. No, perché scompaiono dopo un po'. Cavolo. E niente. Aiuto. Carichiamo lo scudù prima che lui scenda. Cavolo. O becco lui o becco la palla di fuoco. Questa. Grazie che mi hai dato il cibo. Cavolo, Scoob. Perché sei così impreciso nei movimenti? Ti odio. Allora, facciamo così. Gli faccio sparare il colpo. Mi sposto. E lo colpiamo. Più semplice. Ragazzi, mi servirebbero altri biscotti. Grazie, Daphne. Niente. Sento un topo. Quanto odio la tua imprecisione, Scoob. Bravo che ha ucciso un topo. Almeno abbiamo recuperato i biscotti. È troppo lento nel movimento di giro, però, cavolo, Scoob. Niente, è troppo stupido sto cane. Cioè, vedi che il drago ti attacca, perché ti giri lento? Boh, un altro colpo andato. A terra. Bravo. Oi, Scoob. Da questo lato adesso, a terra. Cavolo, gli occhi. No, mi ha detrasformato. Anche se non si è vista l'animazione, mi ha tolto il coso con gli occhi. Adesso viene da questo lato. E niente. È stronzo. Ma stai zitto, Zentuo. La palla più grande è quella cacchio di palla di fuoco verde che sta lanciando. Lo sapevo. Guarda, lo sapevo. Però almeno ero immortale. Almeno ero invincibile in quella fase. Beh, almeno l'ho colpito, dai. Meglio di niente. Dai, avvicinati, ti mancano due tacchi di vita. Niente. Troppo lento sto cane. Beh, almeno non ci ha tolto il vestito, dai. Non allora, con quella cacchio di palla di fuoco in mezzo alle balle, mi viene troppo difficile. L'ultima. Ah no, abbiamo vinto, sì. Stupido dragone meccanico. Scooby-Doo.
Now let's see who Zen 2 really is. Chi sarà? It's Maggie Z. Oh no! It was her disappearing act that gave her away. Quite a trick, until I realized she was conveniently near a sewer entrance. Oh no! Using the dragon as a distraction, she could drop down into the sewer and be gone. Nice try. Like she's not real. She's... Non è mai stata reale lei. You can't catch what you can't hold. That sounded like a man's voice. I know what you're all thinking. That voice. I know Jed and that wasn't him. Ci manca un cibo in realtà, che è quello che abbiamo mancato nel mondo due cibi? Pensavo solo uno. Beh, andrò a recuperarli poi. Vediamo qual è il prossimo mondo. Non me lo ricordo effettivamente. Ah, è quello delle montagne russe. Mi ricordo che la prima volta che giocai a questo gioco ci fermammo a questo mondo perché poi io sono dovuto ripartire per Bergamo e quindi non abbiamo potuto completare il gioco assieme io e mio cugino. Però me lo ricordo un pezzettino di questo mondo. You sure this is the place? I've pinpointed the source of Maggie Z's radio transmissions. This is it. Like, are you sure they didn't come from that burger joint we passed earlier? I'm just asking. Wait, I know this place. Rock and Roller Coaster Land. It's a theme park started by one of my favorite musicians, the Guitar Ghoul. Il demone rock, certo. I don't like the sound of that. Who is this Guitar Ghoul? Nobody knows. Ma questo è Shaggy con i capelli lunghi. When he wants to. And who are you? Alvin Wiener, the Guitar Ghoul's biggest fan. Tonight, he's on a rampage. He's frightened everyone else away. Beh, noi ci fermiamo qui. Quindi, signori, vi ringrazio per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.